Di questo format che appunto viene proposto dalla redazione di SICREPRESS all'interno di Sala Stampa, XAE nello sport per tutti. Vado subito a salutare i nostri ospiti, saranno due. Innanzitutto salutiamo Deborah Pappalardo, che è istruttore responsabile del settore ginnastica ritmica regionale dello XAE. Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovata, ben trovata. Grazie. E conosce anche il presidente regionale dello XAIN, lo ricordiamo, il presidente Raffaele Marcoccio, ma la prima parte la dedichiamo a Buonasera anche Deborah. da parte mia. Buonasera, con lui parleremo anche di riforma dello sport e anche di qualche normativa, no? Perché insomma sono importanti queste comunicazioni, se ne fa sempre troppo poche comunicazioni in tal senso e spesso nascono anche dei fraintesi. Però prima parliamo con Deborah Pappalardo. Allora, un'attività che nasce quanti anni fa? Insomma, tanti anni fa, quella di... L'attività della Sì. ginnastica nello XAIN è veramente lunghissima, cioè nel E c'è una senso, bella tradizione. sì. Noi, diciamo, come settore ritmica ci siamo insediate, diciamo, parlo della mia figura, della figura dei miei colleghi, ci siamo insediate 3 anni fa. Stiamo cercando di risollevare un pochettino quello che è il settore sportivo della ritmica e dell'artistica che, ahimè, dopo il Covid ha subito dei danni. Quindi il nostro obiettivo è quello di far crescere Il diciamo la. settore. Esatto. Ecco, ultimamente ci sono state tante polemiche a livello nazionale, ci sono anche delle inchieste delle procure a proposito di atlete che hanno fatto delle denunce, l'abbiamo trattato anche all'interno di Sala Stampa. Era qualcosa che covava evidentemente, qualcuno ha avuto il coraggio di venire allo scoperto. Ecco, qual è il punto di vista di Deborah Pappalardo? Giusto che ci sia stata questa indagine, forse bisognava parlarne prima per cercare di dare respiro alle atlete e grande visibilità e trasparenza al settore a livello nazionale. Che non riguarda lo XAIN, insomma, sia chiaro, stiamo parlando comunque di ginnastica artistica e ritmica, peraltro. Sì, io mi aspettavo una domanda del genere perché ovviamente ultimamente quando dico ginnastica ritmica tutti quanti, ma io so, quindi conosco bene il tutto. Diciamo che è una cosa a livello nazionale, stiamo parlando proprio di alti livelli della ginnastica, come possiamo parlare di alti livelli di altri sport, dove possono succedere queste cose, non devono succedere Non queste devono, ecco, cose, intanto partono delle immagini di assolutissimamente. riferimento, eh? Sì, Prego, questi Deborah. Quindi sono. non devono succedere, e quindi se succedono vanno denunciate immediatamente. Certamente, certamente. Noi infatti ci vantiamo come ente di promozione, come ente XAIN, di essere veramente aperti a tutti. E a noi non importa la stazza fisica, o tutto ciò che ne concerne. Da noi tutte le bambine sono le benvenute. Anzi, ci concediamo sempre tanti regali, ad esempio in molte competizioni abbiamo regalato uova di Pasqua, panettoni, insomma, Ecco, non ci mettiamo addirittura panettone, lì. insomma, no, dopo tutto Sì, quello che si è non ci scritto mettiamo e si è lì. detto, ecco, quindi insomma avete creato un clima da Molto sempre accogliente, sì. accogliente, familiare potremmo dire. Esattamente, per noi lo sport è veramente vita, è essenziale. Ecco, Non Deborah, solo dal parliamo. punto di vista, diciamo, fisico, ma anche psicologico, Quindi comunicativo, sociale. sociale, sì. E di aggregazione. Allora, parliamo anche dell'attività agonistica dello XAIN nel settore appunto della ginnastica artistica. E ritmica. Ritmica, pardon. Sì, diciamo che io mi occupo principalmente della ritmica, però abbiamo anche il settore dell'artistica, che è un settore anche questo in crescita. Facciamo diverse gare durante l'anno, ora stiamo cercando appunto di incrementarle perché, ripeto, essendoci un attimino ripresi dopo la caduta del Covid, stiamo riuscendo ad avere anche molte più iscrizioni, molti più partecipanti. Con l'artistica siamo già arrivati a 500 partecipanti l'anno. Per quanto riguarda la ritmica pure stiamo cercando di incrementare. Anche con questa attività abbiamo 2 gare l'anno nella fase regionale qui a Catania, in Sicilia in generale, e poi abbiamo la fase nazionale che quest'anno ad esempio si svolgerà a Napoli. Ecco, quindi sappiamo già le date? Sì, dall'1 al 6 sarà giugno. Giugno, ecco, così lo ricordiamo. Sì, sarà sia per quanto riguarda la ritmica che per quanto riguarda l'artistica. Ecco, parliamo anche della
diciamo, delle ragazze che prendono parte ai vostri corsi, alle gare. C'è un'età ideale per cominciare questa attività o no? Sì. Allora, lo sport per quanto riguarda l'artistica, la ritmica, va iniziato il prima possibile. Noi solitamente diciamo quando toglie il pannolino può venire in palestra. Addirittura? Sì, sì. È uno sport che fa davvero bene. Ripeto, anche dal punto di vista anche oculo-manuale, stimola anche molto l'intelletto e quindi è capitato anche che molte brave ginnaste infine si siano laureate con il massimo dei voti, quindi questa cosa proprio stimola sin dall'inizio cognitivamente proprio il processo. Questo è un dato importante. Sì, sì, sì. Noi, ripeto, iniziamo già dai 3 anni. Le ginnaste sono sempre, come posso dire, accolte. Abbiamo da 6 anni in poi? Sì, fino ai 100 anni. Se fino viene una ginnasta anni, che ecco, ha 100 anni, la facciamo gareggiare anche lei. Ecco, quindi dai sei in su, diciamo. Ecco. Sì, diciamo, allora le gare ufficiali iniziano dagli 8 anni, però cerchiamo sempre di includere con delle manifestazioni dove possano tutte quante, diciamo, vincere, quindi non essere proprio considerate come delle gare da podio, in modo tale che anche le bambine più piccoline possano partecipare. Abbiamo appunto delle varie squadrette che si possono esibire, insomma. È veramente carinissimo vederle, perché poi sono delle pulcine. Ecco, a proposito di appuntamenti, abbiamo detto a giugno, dal 1 al 6 giugno, questo appuntamento è importante, ma ci sono altre gare intermedie? Sì. Che vogliamo ricordare? Sì, sì, abbiamo una gara adesso che si svolgerà l'8 aprile. Dove? Sarà qui a Ragalna. A Ragalna. Per quanto riguarda il settore della ginnastica ritmica. Mentre per quanto riguarda il settore della ginnastica artistica sarà a Caltanissetta. Possiamo spiegare brevemente la differenza tra artistica e ritmica? Sì. Per chi non è addetto ai lavori? Allora, la ginnastica ritmica prevede l'utilizzo di 5 attrezzi, che sono il nastro, il cerchio, la palla, le clavette e la fune. Mentre per quanto riguarda la ginnastica artistica, sono utilizzati grandi attrezzi, quindi la trave, parallele, volteggio, eccetera. Diciamo che per quanto le due discipline possono sembrare simili tra di loro, in realtà sono molto diverse. Anche, diciamo, le strutture muscolari, appunto, i muscoli coinvolti, anche la preparazione agli stessi elementi è totalmente differente. Quindi, non so, bisogna scegliere quale fare. Siete anche voi che indicate come istruttrici, insomma, il percorso, sì, sì, per l'allieva. Certamente, certamente. Nel caso specifico. Sì, sì, sì. Chi ha un'attitudine, insomma, particolare. Esatto, esatto. Penso che sia così, no? Insomma, sì, anche se siamo sempre del principio che ogni bambina alla fine può scegliere ciò che vuole. I genitori sono troppo presenti, come succede in altre discipline, perché tutti credono di avere dei campioni in casa, nel calcio, nella pallanuoto, nella pallavolo, ma anche nella ginnastica succede la stessa cosa? Dipende. Dipende. Diciamo che non possiamo fare sempre tutte del buon fascio. Ci sono, giusto, certe volte, magari in certe categorie, in cui il genitore è molto più presente, perché magari sente lui stesso la pesantezza del portare avanti la figlia, di farla vincere, farla ovviamente andare avanti. Mentre in altri casi ci sono quei genitori che sono contenti e l'unica cosa che conta per loro è che la bambina si formi in salute e sia contenta. Bene, allora noi ringraziamo Deborah Pappalardo, che è appunto istruttrice e responsabile del settore ginnastica e ritmica dell'Oxain a livello regionale. In bocca al lupo, ci vediamo presto anche a ridosso magari di questi appuntamenti, certo, così, speriamo, importanti, e proseguiamo la nostra chiacchierata in questo appunto format dell'Oxain, lo sport per tutti, con il presidente regionale Raffaele Marcoccio, che è già stato con noi, presidente regionale dell'Oxain. Allora, presidente, subito parliamo di quelle che sono le norme attuali, no? Perché ne parlammo qualche mese fa sulla riforma dello sport, che insomma sembra una cosa messa lì, la riforma dello sport, no, è molto importante perché ci sono anche questioni economiche, fiscali, quindi di tassazione, che riguardano un mondo infinito. La riforma dello sport è importante, come tutte le leggi che devono essere rigidamente eseguite.
Quando la legge però non è estremamente chiara, può dare adito a del misunderstanding, quindi non si possono neanche rimproverare coloro che sono e saranno deputati ai controlli, perché è giusto che ci siano i controlli quando c'è una legge, perché non è chiaro cosa devono andare a controllare. È stata fatta, dopo una prima diciamo, verifica, è stata fatta un'operazione di rinvio per 6 mesi, quindi in questo momento siamo in una vacatio legis praticamente, siamo tornati alla vecchia normativa fino alla fine di giugno, ma lo stato attuale della gestione italiana, con problematiche ben più grosse, impedisce che ci possa essere una profonda revisione. Una cosa è certa, è vero che sono stati chiamati degli enti, tra i quali anche l'Ocsain, a partecipare come idea. Però è altrettanto importante dire che tutti gli enti hanno dato dei loro pareri. La gestione della riforma però è stata un movimento politico, una situazione politica. Chiaramente anche lì era un momento di fretta e quindi questa fretta non ha portato a una chiarificazione di legge. Questo secondo me vuol dire che in questo periodo quantomeno la parte normativa deve essere non modificata, perché non c'è nulla da modificare, ma quantomeno chiarita con dei regolamenti che sono molto più alla portata di una tempistica ridotta, per capire esattamente quali sono le potenzialità, quali sono le normative, quali sono le parti che sono incontestabilmente obbligatorie nell'ambito delle necessità, ma anche di sapere a quali cose bisogna attenersi per mantenere la defiscalizzazione e tutta la parte sociale e fiscale dell'associazione. Quindi problemi che dovrebbero essere anche affrontati a livello nazionale, evidentemente, immediatamente. Bisogna mettere mano immediatamente a questi provvedimenti, o in un modo o in un altro. Cioè, per fare chiarezza, per comunicare alle varie società, ai vari enti di promozione, sportiva, come comportarsi, per non andare incontro a dispiaceri, dico io, tra virgolette, anche finanziari. Noi abbiamo due grandi punti interrogativi. Il primo è la parte della defiscalizzazione, perché la presenza di due albi, che sono uno albo del CONI e uno è una piattaforma informatica, sono entrambe per la verità piattaforme informatiche, collegate con il Ministero tramite Sport e Salute, in questo momento si disputano dei ruoli. E di conseguenza, che ben vengano, perché più cose abbiamo a disposizione, più mezzi sono a disposizione dello sport. Però è chiaro che in questo momento di, non dico confusione, ma di stallo, è conveniente che le associazioni che hanno bisogno giustamente delle certificazioni fiscali per la defiscalizzazione si appoggino ad entrambi gli albi e che quindi ogni procedura, a nostro avviso, poi ognuno chiaramente ha una propria visione, perché purtroppo nella grande vastità ognuno può dare un'impressione o può ricevere un'impressione. In quel caso è più che giusto che, a nostro avviso, per evitare problemi futuri, ogni associazione o società che opera nel mondo sportivo si iscriva ad entrambi e proceda con entrambi parallelamente. Questo dovrebbe evitare che ci fosse che il controllore possa chiedere un documento che tu non hai perché sul momento non lo hai reputato importante. La seconda parte è il fatto che ci avviciniamo alle elezioni di ruolo, che sia degli enti, sia del CONI, delle federazioni, di tutto, e la legge in questo momento è una legge che da un lato permette il turnover, perché dice che chi ha raggiunto un X quantità di anni, leggi, periodi di carica, ecco, deve essere una persona che si mette da parte per dare spazio ai giovani, legittimo, ma dall'altra parte però è una struttura che di botto priverà il mondo sportivo e di enti e di federazione, senza nessuna esclusione, Distinzione, sì. di una grande quantità di persone che sono pratiche del settore. Parliamo di persone che comunque si muovono nell'ambito del volontariato,
Certo, questo è importante sottolinearlo. Non stiamo parlando molto di importante. Gente che ha i 5.000 euro di stipendio, quindi deve essere intercambiabile. Quello mi starebbe benissimo. Ma stiamo parlando di persone che hanno dedicato la propria vita al volontariato e non essendoci state nel passato delle scuole di formazione, si sono formati sul campo. Quindi gli enti, così come facciamo noi, si stanno intensamente dedicando alla programmazione futura, alla creazione di strutture. Noi abbiamo creato una scuola dello sport interna che serve a fare dei corsi continui di aggiornamento, di specializzazione, siamo riconosciuti anche dall'apposito ministero. Però l'esperienza verrà ad essere decapitata, sia nelle federazioni, sia all'interno della struttura di enti di promozione, parola importante. Promozione vuol dire volontariato, vuol dire sacrifici. Non è facile trovare volontari che faranno gli stessi sacrifici che abbiamo fatto noi. Anche perché i tempi sono cambiati, rispetto a 30, 40, 50 anni fa. Esatto. Bisogna anche tenere conto delle norme, no? Il mondo sta cambiando, le cose non possono restare così per sempre. Dico, non è il caso Locksign, dico, ma in generale, no? C'è ancora chi si rifà ad alcune leggi, alcune normative, ma, sperando che... Sai, insomma... le norme sono sempre state tenute in considerazione. Il problema è che sono cambiati i corollari della vita. Certo. Perché tenere in considerazione le norme... Noi in Sicilia abbiamo una gazzetta ufficiale di luglio 2003, che è ancora valida, meno male, nella quale c'è l'obbligo da parte degli enti e delle federazioni, addirittura non esiste neanche il termine enti riconosciuti, perché questa legge è ben precedente del riconoscimento del CONI, ben precedente alla legge Melandri con la quale c'è stata l'integrazione tra CONI e federazione, quindi certo. Parliamo di un altro mondo sportivo, quindi? Nella quale si specifica che l'unica struttura che può erogare una copertura assicurativa obbligatoria e l'ente di promozione, la federazione o la disciplina associata, e l'assicurazione deve essere annegata all'interno della tessera, e che questa tessera è l'unica via ed è l'unica salvaguardia a far partecipare le persone che sono all'interno dell'ente tesserato con l'ente per la copertura assicurativa obbligatoria. Quindi a questo punto queste normative ci sono sempre state, per fortuna resteranno. Certo. Perché chi sente artifici in realtà poi si trova a disposizione degli altri che possono dire tu non hai mantenuto la legge, con artifici che non sono illegali, particolarmente arzigogolati, funzionanti, ma la legge è questa. Quindi l'obbligo della copertura dell'ente c'è sempre stato e sempre ci sarà, e sono tantissime leggi come questa. È giusto fare anche questo tipo di informazione. Dobbiamo andare a chiudere questo nostro spazio, possiamo guardare al giugno del 2024, 19-23 giugno sono delle date che per noi importantissime. Molto importanti per Locksign, perché i mondiali si disputeranno a Catania, in Sicilia, dunque a Catania, 19-23 giugno 2024, un appuntamento davvero molto molto importante. Allora, cosa potranno dare a questa città, a questo territorio? Allora, vorrei fare un distinguo, noi siamo un ente di matrice confindustriale, la nostra sede principale è all'interno del Palazzo di Confindustria di Roma. E questo ci mette nella posizione onerosa ma bella di essere il rappresentante dell'Italia all'interno di un consorzio di enti di matrice confindustriale, che è sia europeo sia nazionale. È stata scelta l'Italia per organizzazione, è un'organizzazione random perché ogni anno cambia, abbiamo avuto i problemi anche noi col Covid, quindi tutta la serie di spostamenti in avanti, di fughi in avanti, ed è stata scelta l'Italia per l'organizzazione, nelle date che hai descritto, delle prossime manifestazioni, campionati internazionali dello sport d'impresa. La città di Catania, nella mia persona, ma anche nella persona delle persone, scusa la tautologia, ma è importante sottolinearlo, che sono i capi dell'ente, hanno chiesto la disponibilità della città di Catania, che immediatamente tramite il mio comitato, cioè tramite anche me, ha chiesto e ha avuto la conferma internazionale della scelta della città.
Perché facciamo questo? Perché vogliamo dare un segnale che la nostra città è una città vivibile, che la nostra città è una città che deve rimettere a posto gli impianti, perché queste occasioni noi vorremmo che avvenissero con più frequenza, far conoscere la nostra città e la nostra isola a coloro che vengono, perché stiamo parlando di persone che non vengono dall'Italia, ma stiamo parlando di persone che vengono da tutto il mondo, con quantomeno una previsione di 6-7 mila atleti, ma ci sono anche le famiglie. Quindi la nostra visibilità vorremmo che fosse concentrata su Catania e sulla Sicilia. E infatti abbiamo chiesto aiuto alle pubbliche amministrazioni che sono state disponibilissime, chiediamo aiuto ai catanesi, gli chiediamo anche scusa qualora la nostra attività possa creare qualche piccolo disguido, lo facciamo anticipatamente perché quando saremo in corsa poi non avremo il tempo di farlo, ma siamo veramente contenti che la Sicilia diventi per pochi giorni, ma importanti, un capoluogo internazionale dell'attività sportiva, perché la nostra isola se lo merita, la nostra città se lo merita e l'Italia se lo merita. E speriamo che serva anche da stimolo per mettere a posto alcuni impianti, chiaramente perché saranno tantissimi gli impianti coinvolti, parliamo di un indotto complessivo che va dai 6.000 agli 8.000, forse anche 9.000 persone che verranno per questi giochi internazionali, questi campionati internazionali di impresa, dal 19 al 23 perfetto, di giugno perfetto, 2024. Perfetto. E allora io ringrazio il dottor Raffaele Marcoccio, presidente regionale dell'Ocsain, per il suo contributo. Torneremo a parlare sicuramente di norme perché sono importanti e la comunicazione è essenziale, e parliamo anche ovviamente di questi campionati internazionali. Mi rendo conto che in una struttura di un momento sportivo la cosa sicuramente più bella, più rinfrescante, se mi permette di termine, è quello dell'attività sportiva. Bisogna però, in momenti come questi, nei quali c'è anche un grosso problema di sopravvivenza, bisogna cautelarsi. Quindi purtroppo la parte non sportiva, non dico che assume una qualità e una categoria superiore, ma comunque non deve essere persa di vista, perché il gesto sportivo, anche se non atletico, è importantissimo e bellissimo. Certo. Ma anche evitare che qualcuno con la penna faccia scomparire lo sport è altrettanto importante. Parole importanti, molto importanti, che hanno un significato, soprattutto in questa fase così delicata del nostro paese, della Sicilia, di Catania. È un momento davvero complesso, diciamo soltanto complesso per il momento. Avremo modo di tornare su questi argomenti. Grazie al presidente Marcoccio, presidente regionale dell'Ocsain, appunto per la sua presenza all'interno di questo format, Ocsain, lo sport per tutti.